Ciao a tutti, sono Emilio, faccio un saluto dalla valle che resiste, ovviamente la valle di Susa. Spiegherei il motivo perché non sono lì con voi, perché il mio cuore in questo momento è giù a Napoli, a questo Film Fest. Diciamo che è un paio di anni che sto provando la repressione del sistema contro chiunque si ribelli a delle, chiamiamole, ingiustizie, no? Perché poi giustizia che cosa è? E io vengo attaccato da un mahe che credevo fosse qualcosa di simpatico, perché invece il mahe è un mandato di arresto europeo. Per cui dicono che io sia un nemico della giustizia. Poi io posso dire, ma come faccio io a essere un nemico di qualcosa quando io non so odiare, però so detestare, quello sì, è tutto quel mondo prevaricante, cioè quelli che odiano le persone in quanto razze, quelli che facilmente si attivano a devastare il territorio, cioè gli inquinatori, i devastatori. E forse il mio problema è che a me quella gente non mi troverà inerme. Cioè, per cui il fatto che io mi sia difeso da qualcuno che con i loro manganelli pensano di sistemare tutte le cose, mi ritrovo agli arresti. Però facilmente io, loro dicono sono nell'illegalità. Io so cos'è la cosa giusta. Cos'è legale non lo so, perché mi sa che in questo momento la legalità e la giustizia non viaggiano sullo stesso binario. E allora mi trovo qui, un momentino negli impicci, come dicono i nostri compagni romani. Infatti mi hanno sradicato dalla nostra montagna, perché io c'è stato un momento che avevo 10 paesi dove ero bandito. Si chiamano le misure cautelari. Avevo i divieti di dimora da 10 paesi, tutti i paesi che dalla valle portano su in cima alla montagna. Infatti l'unica montagna che mi è rimasta in questo momento è questa qui, perché ha detto se Emilio non può andare alla montagna è giusto che la montagna vada da Emilio, e mi hanno portato questa roba qui, la comunità montana. In ogni modo, ragazzi, mi raccomando, forse il mio problema è che ci ho messo un po' troppe energie, no, a difendermi da quelli che pensano che con il loro manganello, con i loro lacrimogeni, arrangino tutto. Per questo non è che chiedo clemenza. Mi piacerebbe che in quella situazione lì, ci fosse un bel video di come è successo quel fatto che mi porta ad avere un arresto internazionale, che così parleremmo di una bella storia. Cioè di qualcuno che non aggredisce ma si difende solo da quella violenza dello Stato, legittimata, quella violenza. Per cui io sicuramente da buon notav mi sono anche speso per l'aiuto a esseri umani che in un momento difficilissimo della loro vita si trovano a provare a passare i nostri valichi montani e non si rendono conto quanto è insidioso attraversare una montagna se non sei preparato e se non conosci l'ipotermia. Per cui i miei reati sicuramente sono stati legati al movimento NOTAV, e da quando come movimento ci siamo posti sulla situazione frontiera, abbiamo concordato che fosse doveroso e giusto
aiutare questi esseri umani, anche perché io non so odiare, però come ho detto, detestare sì, e detesto gli esseri umani che odiano altri esseri umani in quanto razze, in quanto etnie. E a me è venuto facile mettermi in gioco sull'aiuto, diciamo, per questo momento difficile per questi esseri umani, chiamiamola situazione migratoria. Non voglio entrare nella filosofia, però a me mi resta solo l'azione. O li aiuto o mi giro dall'altra parte, visto che sono le nostre montagne queste, le montagne Notav. Le abbiamo il diritto di chiamarle le nostre, perché la terra è di chi la difende, da chi la protegge, da stupri di inquinatori della terra, dei distruttori della terra. Per cui oggi i miei reati sono aumentati, non sono più solo quelli inerenti ad abbattere un defender, un jersey dentro i boschi. Adesso ci sono anche i reati di aiuto umanitario, perché io so questo, che quello che ho fatto non so se è legale, però è sacrosanto e giusto. Per questo vi dico, ragazzi, mi raccomando, sempre a testa alta, perché è questione di energie, ne mettono anche tantissime loro, gli odiatori degli esseri umani. Per cui vediamo di mettercene anche noi per contrastare quel mondo. Allora, vi dico, mi raccomando, Gagliardi e a testa alta, Per cui sicuramente vorrei essere con voi, Però in questo momento mi dicono che disciplinatamente aspettiamo questo mai, sì. E poi dopo il 26 di novembre si vedrà. Bene. Potere al popolo, eh?